Oggi, perché abbiamo parlato con questo musicista veramente da poco a proposito del suo ultimo disco Army. Noi diamo il benvenuto ancora una volta a Maps, ma per la prima volta nei nostri sfavillanti nuovi studi di Mura di Porta Galliera 1/2A ad Alessandro Grazian. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ciao Alessandro, ciao, come va? Molto bene, grazie. Sei contento che è sceso dal treno? Sei arrivato subito qua. Due passi e sono arrivato, sì. Molto comodo, molto, insomma, come dire, facile da raggiungere anche. Un testimonial perfetto che non abbiamo ancora pagato, che meraviglia. Allora, Alessandro, ci eravamo sentiti davvero di recente per parlare di questo disco e ti ringraziamo perché tu ti sei fermato apposta qua per fare un live da noi. E questo è un grande onore, un grande piacere. Sì. Grazie. Ero di passaggio da Roma, ho pensato che insomma tra Roma e Milano c'è mezzo Bologna, esatto. Ci tenevo a passare, ce l'avamo detti insomma che sarebbe accaduto ed eccomi qua. Che bello, le promesse mantenute, andare in controtendenza rispetto al paese, questo sì che è una cosa che ci piace. Alessandro, sì. Com'è stando questa prima parte di promozione? Ti hanno già fatto delle domande bizzarre alle quali, di fronte alle quali ti sei trovato in imbarazzo? No, non particolarmente bizzarre, direi che sono delle domande abbastanza ovvie alcune, ma è necessarie penso per inquadrare un attimo il fatto che sono tornato a farmi vivo ora dopo comunque un po' di pausa, quindi le domande sono tutte quante domande che insomma mi aspettavo e che ovviamente insomma sono anche pronto a rispondere nuovamente alle stesse domande, insomma. Beh, io cercherò quantomeno di non farti quelle che ti ho già fatto una decina di giorni fa. Però non mi sembra, parlando di Army, ma magari correggimi tu se mi sbaglio, non mi sembra che parlando del tuo disco abbiamo inquadrato il disco in questo periodo storico. Cioè, voglio dire, secondo te esce il periodo in cui viviamo è legato all'uscita del disco e viceversa? Intendo dire che magari questo cambio nel suono di cui abbiamo parlato, rinviamo all'intervista su radiomaps.it, il cambio di suono eccetera eccetera, effettivamente potrebbe riguardare anche dei sentimenti avuti rispetto a quello che avevi intorno ai tuoi occhi? Ma sicuramente, poi secondo me ancora di più rispetto ai miei dischi precedenti, cioè questo qua è comunque un disco che è figlio, non vorrei dire del mio tempo perché mi sembra una formula un po' così eccessiva, però sicuramente mentre nei dischi precedenti quando scrivevo andavo un po' per sottrazione, cioè andavo un po' mi sottraevo un po' da quella che era una situazione magari sociale o comunque era un mio modo di rispondere artisticamente a una situazione, cercando un po' di andare altrove con la forma e con il contenuto. In questo caso qua sicuramente questo è un disco che ha molto a che fare con quello che sta accadendo intorno, cioè è un po' una reazione a quello anche che mi è accaduto personalmente in questi 4 anni, quindi ho smesso in qualche modo di proiettarmi altrove e di cercare delle risposte in altri codici linguistici, invece ho un po' vissuto questo lavoro come una risposta a quello che sta succedendo e ho scelto di farlo, poi tornando anche a un mio background musicale che avevo un po' lasciato, non dico la mia adolescenza, ma quasi, cioè comunque dai 20 anni in poi mi ero un po' allontanato da un certo tipo di mondo del rock e mi ero più avvicinato ad altre suggestioni, non dico più classiche, ma sicuramente diciamo più rassicuranti da un punto di vista musicale e comunicativo. Le armi, stavo pensando, di cui parli nella canzone del titolo del disco, che è veramente una canzone impetuosa, ne ho sentito anche prima un pezzo in versione acustica e rimane comunque una canzone impetuosa. Ecco, proprio questo impeto e queste armi hanno dei nemici contro i quali possono essere utilizzate, un'identificazione anche vaga. Beh, sicuramente, poi in questo caso qua è un po', a parte che è sempre difficile raccontare le canzoni, i testi eccetera, sicuramente, cioè ovviamente parliamo di armi in senso metaforico, non si tratta insomma è un bravo ragazzo, è un pacifista, lo vediamo. Sì, diciamo di sì, tendenzialmente, ma comunque in questo caso qua l'idea era quella un po' della, anche se vuoi, della singola persona che in qualche modo imbraccia determinate armi che possono essere quelle della comunicazione, dell'ispirazione, o anche mettere un punto fermo in qualche modo, dichiarare la propria presenza, scendere eventualmente anche in una sorta di trincea, insomma, e cercare innanzitutto di difendere quello che uno può avere costruito
fino ad un certo punto, e anche perché no, cercare di avere quel famoso, pretendere quella famosa, come diceva un verso qualche anno fa, voglio ciò che mi spetta, insomma. E qualcosa risuona verso gli Appennini in questo momento, probabilmente. Alessandro Graziani, dal vivo che cosa ci fai? Ma ne abbiamo parlato, vi faccio sentire proprio Armi. Dal vivo qui a MAPS, Alessandro Graziani. Puntiamo a destra, usciamo da questo cast. Perché? Perché di armi ne ho, 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 perché di armi ne ho. Che differenza fa se non ami me? Osiamo la novità. Perché? Perché di armi ne ho, 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 perché di armi ne ho. Da sé, dopo tutto andrà da sé, dopo tutto andrà da sé, dopo tutto andrà da sé. Perché di armi ne ho, 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 perché di armi ne ho. Perché di armi ne ho, 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 perché di armi ne ho. Alessandro Grazian dal vivo per presentare qua nei nostri studi, non soltanto in audio ma anche in video, Armi. Ricominci anche a girare per l'Italia, hai fatto delle presentazioni, degli showcase, ma ricomincerà un tour presto? Sì, il tour è praticamente cominciato in realtà la settimana scorsa a Milano. Con la release party, diciamo, era una cosa del genere oppure? Più o meno, sì. Insomma, non sono uno da grandi parti, però diciamo che è stata una comunque c'è stata una data zero a Benevento. Benevento? Sì, sì. Come mai a Benevento? Perché avevo bisogno di sud. Ah, sì, eh? Sì, sì, sì. Ah, ecco. Poi c'è stata questa prima data ufficiale a Milano, giovedì scorso. Adesso venerdì sarò a Padova, che poi è la mia città. E poi via via ci sono poi tutte le date che vanno a seguire, insomma. Ci sarà Varese, ci sarà Modena, ci sarà Perugia, eccetera eccetera. Poi nel sito e Facebook eccetera c'è scritto tutto quanto, insomma. Con chi suoni in questo tour? Allora, in questo tour siamo in trio, però un trio che secondo me restituisce molto bene quella che è l'intenzione estetica di questo disco, perché siamo io, chitarra elettrica e voce. Adesso mi avete visto e sentito in acustico, però in realtà questo tour sarà un tour elettrico di base, quindi sono tornato alla chitarra elettrica. E poi ci sarà alla batteria Alessio Russo, che è questo batterista che l'avrete visto con Dell'Era, con altri personaggi della scena milanese. E poi ci sarà alla chitarra e ai synth Davide Ferrario, che è un musicista che suona tra l'altro con Franco Battiato, che lui si occuperà soprattutto di restituire un po' tutte quelle timbriche, quegli elementi sonori che caratterizzano molto fortemente il disco. E quindi avremo anche un computer sul palco. Addirittura. Addirittura.
Tra l'altro ho visto la copertina del nuovo disco di Franco Battiato, non so se hai avuto modo di vederla, è una specie di non di arcobaleno, però di... è una JPEG tutta colorata, sfumata, un po' impressionante, pensare, è bruttissima. Ah, ok, okay, sì. Non sapevo bene come dirlo, però è veramente brutta. Con PowerPoint. Bravo, forse, bravo, sì, quella roba sfuma, dice. L'ho vista piccina in una recensione e va bene. Va bene quello che dici. Senti, e invece l'artwork del tuo disco è molto netto, cioè mi sembra che sia molto adatto al disco stesso, molto sì, semplice, netto. Sì. Ma forse assomiglia un po' a un catalogo della Biennale. Ma in realtà era, beh, un po' quell'immaginario lì. Sì, è molto semplice, ho pensato a... Poi l'ho fatto insieme a un amico, di solito me ne occupo io, ho chiamato un amico del nord svizzero, di Lugano, che fa il grafico, Marco Cassino, e abbiamo pensato insieme a questo progetto che volevo fosse molto semplice. C'era questa idea di questa A, che poi è la A di Armi, che poi è la A del mio nome. Ho pensato che poteva essere l'occasione di in questo caso qua, di mettere la mia faccia in copertina, che è una cosa che non avevo mai fatto. Però mettere la mia faccia secondo me era sufficiente, cioè metterci anche il mio nome era troppo. Allora ho scelto di mettere la mia faccia e ho scelto di mettere questa grande A. E poi è tutto molto essenziale, come piace a me, e non c'è molto secondo me da... Non volevo mettere qualche contenuto con fotografie o costruire un qualche percorso narrativo attraverso la grafica. Volevo fare una cosa molto semplice, dove ovviamente fossero le canzoni a parlare e che restituisse un po' comunque anche quella, non dico durezza, ma comunque insomma quell'impostazione così, senza troppi orpelli, che volevo un po' insomma intercettare con questo lavoro. Ci sei tu, e questa è una cosa molto importante, nel senso che prima negli altri dischi c'eri tu, ma ci giravi un po' intorno a te, invece sì. Questa volta metterci la faccia è oltre la metafora, insomma. Sì, sì, veramente, cioè in realtà ho deciso che era una delle poche idee che avevo, ho detto forse era arrivato il momento, insomma, comunque sono un solista, comunque non l'avevo mai fatto, comunque forse era arrivato il momento di espormi anche da questo punto di vista, come dire, non è questo disco qua, cioè un disco che comunque mi sento di dire che mi rappresenta, cioè è un disco molto sincero, non è un capriccio improvviso, non è frutto di una curiosità verso altri generi o altro, è un disco che mi rappresenta, che rappresenta un'altra parte del mio background musicale, e ho pensato che era anche giusto affermare questa cosa qua mettendoci la faccia. Un altro brano, Alessandro, che sì. Cosa fai? Adesso faccio sentire un po', a proposito di altre facce, faccio sentire l'altra faccia della medaglia di questo disco, che è composto in due parti. Da una parte i brani dispari sono i brani quelli più cattivi, i brani pari sono le ballate. Cioè l'hai proprio deciso così la scaletta? Sì, sì. Quindi si tratta di? Questo è un brano quindi pari. Pari. Ed è una ballata, si chiama Estate. Alessandro Grazian dal vivo a MAPS. Estate delle finestre spalancate, aria che entra ed esce da stanze vuote, traffico pigro sullo sfondo, qualcuno sta festeggiando un compleanno, la sua nuova calligrafia, o marinaio portami via, perché mi sento di capire. Estate delle conchiglie calpestate, nodi alla gola stanca di troppa sete, scherzi d'acqua sotto il sole, sabbia calda che fa male, tutti i muscoli che si fanno compagnia, o marinaio portami via, perché mi sento di capire, o marinaio fammi annegare.
labbra scolpite, grida risate nel vento, specchi di luce sull'asfalto, sputa, sputa una melodia, o marinaio portami via, perché mi sento marinaio, fammi annegare o camminare su questo mare. O camminare su questo mare. Alessandro Grazian dal vivo qui a MAPS, da vedere e da ascoltare. Sei appunto ritornato al disco tuo dopo comunque non aver abbandonato la musica, avere anche fatto un'incursione nelle arti figurative. Sì. E quindi ti ritroverai a stare in mezzo a tutte le organizzazioni, club, booking, eccetera, eccetera. Yes. Quali sono le tue impressioni per ora? Forse questa distanza da quello che sei tornato a fare, anche se non era una distanza totale dal mondo della musica, serve per avere una prospettiva con una discontinuità. E come lo vedi quindi l'ambiente musicale in Italia, anche per quanto riguarda le cose più concrete, gli spazi dove suonare, i cachet? C'è crisi, c'è grossa crisi, c'è volontà di reagire, c'è coraggio, c'è abbattimento? Ma va tutto alla grande, secondo me. Ok. No, non è vero. No, in realtà, ovviamente, ma insomma, nella domanda, cioè la domanda reca in sé già un po' di risposte. Ovviamente il momento, insomma, non è facilissimo. Poi se io sono appena ripartito, quindi in realtà sto cominciando ora a fare le prime date, eccetera, quindi non devo ancora, insomma, annusare bene come stanno le cose ora nell'autunno 2012. Diciamo che sicuramente le cose sono un po' complicate, cioè io non ho mai vissuto il periodo roseo, cioè diciamo non è che ho vissuto gli anni 90, quelli in cui giravano soldi, le situazioni erano super eccellenti, eccetera, per cui ho sempre vissuto un po' questa china un po' scendente. Detto questo, cioè secondo me comunque rimane un momento in cui stanno accadendo molte cose positive che sono anche una risposta a come vanno le cose, per cui laddove insomma tendenzialmente quando qualcuno di noi ha le spalle al muro tende a insomma alzare un po' la voce e alzare un po' la guardia e non tirarsi indietro, quindi secondo me cioè rimane sempre queste energie che si scambiano tra momenti diciamo meno facili da un punto di vista logistico che però producono delle energie, delle volontà di affermarsi, di affermare delle cose da dire. È un po' uno scambio secondo me di questo tipo, almeno io lo sto vivendo. Personalmente io sto vivendo quello che faccio come una reazione a determinati momenti non così floridi o brillanti. Ho avuto bisogno però, devo dire, di una piccola pausa per ricaricarmi, ecco. Proprio per ricaricarti un pochino, energicamente, dal punto di vista energetico. Un po' sì, perché comunque poi a un certo punto può accadere insomma che le energie, non dico che si esauriscono, però comunque tendono un po' a devi un po' cominciare a dosarle, no? Per cui io ho sentito un po', forse ho avuto un momento un po' di stanchezza rispetto a delle cose che erano un po' difficili, insomma, che non andavano magari come, perché bisogna essere sempre un po' pronti, insomma, a rimboccarsi le maniche, ecco. E la pausa mia personalmente mi è servita per fare anche dell'altro, per ritornare al mondo delle canzoni con un'energia rinnovata, delle nuove urgenze, quindi da questo punto di vista mi sento di dire che io ci sono ancora, ecco, in questo momento qua ci sono assolutamente, sono pronto di nuovo a battermi per esserci e vedo che ci sono tantissime persone intorno a me che stanno vivendo questo momento allo stesso modo. Parlando di questo disco e di te in questo momento, non si può evitare un cotebellico comunque, in un modo o nell'altro. Anche i verbi che utilizziamo, che utilizzi soprattutto, di nuovo il titolo, si torna lì. Il nostro Walter ci scrive e ci chiede, oltre a, appunto, abbiamo detto che sarai con una band, dice, vorrei sapere come cambiano nel tour le canzoni. Sì, credo
credo che il riferimento è alle mie canzoni vecchie, probabilmente. O non penso lo so. Di sì, penso di sì. Penso che le canzoni, quelle del disco, sono esattamente così. Cioè, è una formazione, un trio che riesce a restituire, riusciamo a restituire praticamente perfettamente il mondo sonoro, estetico di questo disco. Cambiano invece un po' le canzoni vecchie, cioè ho fatto tutto un lavoro abbastanza certosino di riarrangiamento di quelle che erano le canzoni vecchie, perché le mie vecchie canzoni avevano un vestito decisamente diverso, o comunque più sbilanciato nel mondo acustico, strumenti come archi e fiati, non c'era la batteria, invece era necessario per me fare un concerto che fosse completo da un punto di vista così sonoro e iscritto all'interno di questo registro musicale, per cui ho le canzoni, quelle vecchie un po' cambiano, alcune diciamo mi sono limitato a sostituire l'acustica con l'elettrica e a mettere una batteria, in altri casi invece ho proprio spostato delle cose, ho spostato un po' il mondo e ho scelto quelle canzoni che secondo me non perdevano nulla ma guadagnavano, quelle canzoni invece vecchie mie che secondo me rischiavano di essere un po' sacrificate in questa veste le ho lasciate a casa. Senti, abbiamo ancora un brano da ascoltare, sì. in questa live session e quindi ascoltiamolo, di che sì, cosa si tratta? Posso bere un goccio d'acqua? Ma figurati, cosa... certamente, posso... ma va, anzi guarda, la nostra Damiana ti passa l'acqua, ringraziamo ancora Damiana. Grazie. E Max per le riprese. Figurati, anzi fa molto rock questo. A noi piace, anzi se poi vuoi lanciare un asciugamano addosso ai ragazzi, a noi te lo forniamo già sudato, ne abbiamo di sudati, usiamo così. Che cosa ci suoni, ma Alessandro? Allora suono una canzone che è esattamente a metà del disco, parlato di numeri pari, numeri dispari. Questa secondo me, almeno l'ho vissuta io come la canzone, sto cercando il plettro per quello sto facendo questi movimenti. Sì, vabbè, guarda, nel frattempo Walter è soddisfattissimo della tua risposta, era esattamente quello che voleva sapere. Voleva sapere se... Esatto, e scusa, è arrivata un'altra domanda mentre cercava il plettro da Lulu, che vuole sapere la tua età. Anche se non si chiede l'età ai musicisti, mi hanno detto. Lo so, Lulu, dopo ci spieghi perché lo vuoi sapere, siamo curiosi anche noi. E mi vede Lulu? Sì, penso proprio di sì, ciao, ha la possibilità di vederti, credo, ciao, sì. Io ho 35 anni. Colore preferito, segno zodiacale? Lasciamo perdere. Chiede questo, no. Segno zodiacale è cancro, ahimè. Colore preferito, non saprei. Torniamo alla canzone, Alessandro. Sì, ok. Quella canzone si chiama Nonchalance ed è, secondo me, almeno come l'ho vissuta io, all'interno del disco, è un brano... che non ha né le tinte quelle aggressive di Armi né quelle più docili di Estate, quindi sta un po' in mezzo sempre tratto dall'ultimo disco. Alessandro Grazian, Live at Maps. Passato, quando la sera si fa mattino, quando il mattino si fa peccato, quando spetta all'innocenza cedere il passo alla trasgressione, quando spetta la violenza avere compassione. Ci si così sia, sì così sia, conoscerà. Ed ero roccia sotto la neve, ed ero roccia sotto le vene, per erosione divento rabbia. A chi nulla tenta nulla riesce, chi ha coraggio ha vantaggio e capisce se viene il momento o no. Crede, ride bene solo chi non ride, aspettando suo turno per dire sì così sia.
freccia, la spesa comincia. Alessandro Grazian dal vivo, seguite la sua pagina di Facebook e il sito, così vedete se riuscite a beccarlo intorno a casa vostra. Alessandro, siamo alla fine di questa chiacchierata, ma prima volevo farti la domanda dei dischi dell'Isola Deserta. Vai, ne hai 5 da portare con te. Se ti preparavo prima non facevi questa faccia a favore di camera, e quindi allora, usiamo, guarda, questi trucchi, vai. Allora, sparo, come vai. Vengono in mente. Sì. Neil Young, On The Beach. Quindi sarai contento delle scelte del nostro disco della settimana? Sì, vado a cervello, quindi mi allaccio alle cose che ho sentito prima. No, va benissimo, quello assolutamente. Poi vediamo Just For A Day degli Slow Dive. Così, sto dicendo così, le cose che ho ascoltato in questi giorni e che ascolterei volentieri. Poi vediamo ancora accidenti, perché poi queste domande qua sono... fammi pensare, vado in cerca. Don Giovanni di Battisti. Don Giovanni di Mozart anche. Due Don Giovanni. Due Don Giovanni, via. E poi cosa rimane? Vediamo. Aspetta, imbarazzante poi, perché questo silenzio lo inganno facendo... Ma no, se vuoi intanto possiamo dire delle altre cose. Facciamo anche, guarda, concludiamo con l'ultimo disco dei CCCP, che è... Epica, etica, etnica, pathos. Esattamente, facciamo questo. Quindi è già la seconda volta che in un modo o nell'altro nominiamo i Regaz. Questo periodo qua... Questo periodo tuo o questo periodo in generale? No, in realtà in questo periodo, devo dire che sono sempre stati una mia grande passione. In questo periodo, con questo disco, l'ho un po' svelata, e quindi è più facile che abbia questo nome sulla punta della lingua. Grazie mille Alessandro di essere stato qui con noi, grazie a Damiano e Max per le riprese, grazie a chi ti ha portato qua, e ovviamente a presto. Grazie ancora. Grazie. Ciao Alessandro. Prima di andare...